quel servo saggio e fedele che il Signore ha posto a capo della sua famiglia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, la solennità odierna ha profonde radici bibliche. Giuseppe è l'ultimo patriarca che riceve le comunicazioni del Signore attraverso l'umile via dei sogni, come l'antico Giuseppe è l'uomo giusto e fedele che Dio ha posto a custode della sua casa. Egli collega Gesù, re messianico, alla discendenza di Davide. Sposo di Maria, padre guida la santa famiglia nella fuga e nel ritorno dall'Egitto, rifacendo il cammino dell'Esodo. Giuseppe ha creduto a quello che Dio ha detto e ha fatto, quello che Dio ha detto. Noi non sempre. La misericordia di Dio risani la nostra incredulità e ci renda disponibili ad attuare il suo disegno di salvezza. Pietà di noi, Signore, contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio onnipotente, che hai voluto affidare gli inizi della nostra redenzione alla custodia premurosa di San Giuseppe, per sua intercessione concedi alla sua Chiesa di cooperare fedelmente al compimento dell'opera di salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal secondo libro di Samuele. In quei giorni fu rivolta a Natan questa parola del Signore: va e di al mio servo Davide, così dice il Signore, quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Egli edificherà una casa al mio nome, e io renderò stabile il trono del suo regno per sempre. Io sarò per lui padre, ed egli sarà per me figlio. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te, il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. In eterno durerà la sua discendenza. Canterò in eterno l'amore del Signore, di generazione in generazione, farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto, è un amore edificato per sempre, nel cielo rendi stabile la tua fedeltà. Ho stretto un'alleanza con il mio eletto, ho giurato a Davide mio servo, stabilirò per sempre la sua discendenza, di generazione in generazione edificherò il tuo trono. Egli mi invocherà, tu sei mio padre, mio Dio e roccia della mia salvezza,
gli conserverò sempre il mio amore, la mia alleanza gli sarà fedele. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non in virtù della legge fu data ad Abramo o alla sua discendenza la promessa di diventare erede del mondo, ma in virtù della giustizia che viene dalla fede. Eredi dunque si diventa in virtù della fede, perché sia secondo la grazia, e in tal modo la promessa sia sicura per tutta la discendenza, non soltanto per quella che deriva dalla legge, ma anche per quella che deriva dalla fede di Abramo, il quale è padre di tutti noi, come sta scritto: ti ho costituito padre di molti popoli, davanti al Dio nel quale credette, che dà vita ai morti e chiama all'esistenza le cose che non esistono. Egli credette, salvo nella speranza contro ogni speranza, e così divenne padre di molti popoli, come gli era stato detto: così sarà la tua discendenza. Ecco perché gli fu accreditato come giustizia. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Lode e onore a te, Signore Gesù. Dal Vangelo secondo Matteo. Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era un uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore. Parola del Signore, lode a te, o Cristo. Vorremmo per un istante, guardando San Giuseppe, far risuonare questa parola nel nostro cuore, nella nostra vita, per poi spezzare insieme, ecco, del pane, dei consigli evangelici che ci possano aiutare a vivere la solennità di quest'oggi. Fratelli carissimi, ho voluto far precedere questa nostra breve riflessione dall'immagine di San Giuseppe, perché il lungo cammino che abbiamo compiuto in questi 9 giorni, dove abbiamo scoperto la grandezza di un Dio che è vicino a noi, accanto a noi, accanto alle nostre fatiche, accanto alle nostre vite, oggi guardando la figura di Giuseppe diventa ancora di più palpabile alla nostra vita che cosa significa la paternità di Dio. Noi in questa Eucaristia ricorderemo alcuni nostri defunti, alcuni di questi sono papà. Ricorderemo un papà che è volato al cielo un mese fa, Marco. Insieme con lui ricorderemo tanti nostri papà che sono sempre vivi nel nostro cuore, nella nostra vita. Ricorderemo attraverso Giuseppe la figura
del Padre, il Padre nostro, il Padre di coloro che abbiamo conosciuto, i padri che ancora vivono su questa terra. Tradizionalmente noi nella festa di San Giuseppe ricordiamo il nostro papà, è la festa del papà. E che cosa significa celebrare la festa del papà? Se non celebrare quell'unica grande paternità, che è la paternità di Dio, che si manifesta attraverso la paternità umana. La paternità umana è un'ombra di quella che è la paternità di Dio. E noi ogni qualvolta preghiamo la preghiera del Padre nostro, noi lo ricordiamo, Padre nostro. San Francesco alla fine della sua esistenza affermò di aver utilizzato tutti gli anni della sua vita solamente per meditare la parola Padre. Che cosa significa allora questa sera vestirci a festa e celebrare Giuseppe, se non celebrare un uomo che è caro a Dio, un uomo giusto, giusto non perché si è comportato bene, ma giusto perché ha fatto sua la logica di Dio, ha fatto suo il disegno di Dio, un disegno che abbiamo scoperto in questi giorni essere diverso dal disegno umano. Ed ecco perché Giuseppe non lo comprende, però si apre alla volontà di Dio. Giuseppe è un uomo giusto perché egli chiude ed apre un nuovo capitolo di storia, diventa quel ponte tra Abramo e dunque quella paternità che Abramo aveva manifestato in quanto segno dell'unico Dio, per aprirci al nuovo, ad una nuova paternità che traspare attraverso Gesù Cristo. Quando pregate dite Padre nostro. Ecco perché Giuseppe, fratelli e sorelle, è grande, perché Giuseppe rappresenta quello che dobbiamo essere. Ce lo siamo detti tante volte in questi giorni. Giuseppe è uomo giusto, ma è anche uomo di fede. Se volessimo dare una definizione di che cos'è la fede, dovremmo andare alla chiusura della seconda lettura di oggi. Perché San Paolo, forse quasi leggendo i tempi che stiamo vivendo, ce lo dice in una maniera sconvolgente. Colui che ha fede è saldo nella speranza, contro ogni speranza, e così divenne padre di molti popoli. Scopriamo che la fede è preambolo alla paternità. Giuseppe può essere padre perché è un uomo di fede. E quella fede che permette a Giuseppe di riconoscere il progetto di Dio e di abbracciarlo. Un progetto che è fatto di storia. Quando noi pensiamo ai progetti di Dio, pensiamo a qualcosa di lontano da noi. I progetti di Dio hanno a che fare con la nostra storia, con la nostra. Ed ecco perché il sogno diventa quel veicolo attraverso il quale Dio parla al cuore di quest'uomo, al cuore di Giuseppe. Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo. Non ci sono dubbi, non ci sono tentennamenti, non ci sono ripensamenti. Giuseppe fa quanto Dio gli ha proposto e gli ha abbracciato. Fratelli carissimi, oggi noi ci vestiamo a festa perché celebriamo la paternità di Dio che trasuda attraverso l'esperienza di Giuseppe.
il quale non è mai solo, ma c'è sempre Gesù e c'è sempre la Madonna. Non possiamo e non dobbiamo pensare la nostra vita soli, perché noi non possiamo essere soli, perché chi ha fede deve coltivare nella sua vita la speranza. Molti di noi avranno posto i semi del grano, li avranno piantati per farli crescere. Coltiviamo accanto a quel germoglio che esce, che diventa pianta, frutto, una speranza. Una speranza di non colui che dice: chissà domani come andranno le cose, forse andranno bene, ma la speranza di sapere, che diventa certezza per la nostra vita, che spunterà quel germoglio, che in quel germoglio c'è la vita. Ecco carissimi, noi siamo chiamati a leggere la nostra storia nel segno della speranza. Una speranza contro ogni speranza, c'è una speranza che deve viaggiare alta. Ci siamo sempre detti che la nostra fede è una fede che vola oppure una fede che non serve a niente. Dobbiamo volare, dobbiamo volare, perché più la nostra fede vola, più la nostra speranza si rafforza anche di fronte al buio, di fronte all'amarezza, di fronte alla morte. Quella speranza lotta. Come Abramo si fidò di Dio, Giuseppe, l'uomo dei sogni, Giuseppe, lo sposo di Maria, così la nostra vita è chiamata a fidarsi di Dio. Più ci fidiamo di Dio, più riusciamo a credere. E credere significa guardare la realtà come la guarda Dio. Questo è il dono sconvolgente che Dio ci fa attraverso la fede, la possibilità di poter guardare la storia come la guarda Lui. Allora, fratelli e sorelle, anche se la nostra festa è stata una festa sacrificata, è pur sempre festa. È pur sempre festa perché noi siamo il segno di questa festa. Noi siamo il segno di quello che celebriamo. Noi siamo il segno di questa paternità. Allora uniamoci in preghiera nell'Eucaristia che celebriamo e chiediamo a Giuseppe, egli uomo giusto, uomo di fede, che possa donare a noi un pizzico della sua fede. Vogliamo ricordare nell'Eucaristia a tutti i nostri papà, defunti e viventi. Vogliamo ricordare tutti i nostri sacerdoti, tutti coloro che lottano, soffrono, sperano come pastori delle loro chiese. Vogliamo ricordare tutti i sacerdoti defunti, tutti coloro che sono volati in cielo anche oggi nella festa di San Giuseppe, sapendo che il loro sacerdozio continua soprattutto per le loro comunità, soprattutto per i loro cari. Sentiamoci uniti, stretti e vicini. Celebrare Giuseppe significa celebrare il Cristo che vive e regna sempre nella nostra vita. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. L'acqua di tal vino sia il segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana.
Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza, benedetto nei secoli, Signore. Preghiamo insieme, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente, il Signore. Riceva dalle tue mani questo sacrificio, lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accoglio, Padre, il nostro servizio sacerdotale e donaci la stessa fedeltà e purezza di cuore che animò San Giuseppe nel servire il tuo unico figlio, nato dalla Vergine Maria, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. È veramente giusto renderti grazie, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, unite agli angeli e ai santi, eleviamo alla sola voce la tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore, osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Gli offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, tu ci redenti con la tua croce e la tua risurrezione, salvaci, Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati del nostro fratello Marco, che hai chiamato a te da questa vita e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Adamo, Giovanni, Caterina, Giuseppe, Vincenzo, Marta, Giuseppe, Gaetano, Luciano, Diletta, Francesco, Isidoro e Maria, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo castissimo sposo, con gli Apostoli, San Cipriano, nostro patrono, Sant'Eustachio e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo,
con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. A Dio, che è nostro Padre, vogliamo chiedergli di non abbandonarci, soprattutto nell'ora della prova e della tentazione. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi e con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati noi, invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Ancora una volta chiedere l'aiuto e la protezione dei nostri santi patroni, o venerati martiri di Cristo, San Cipriano e Sant'Eustachio, voi che meritaste il premio della giustizia e la corona del martirio, ci affidiamo alla vostra potente intercessione. Le vostre sacre reliquie che il popolo sancciprianese custodisce come gloria e vanto della sua storia e fede sono il segno della vostra protezione. Allontanate il male dalla nostra vita presente e futura, perché possiamo essere salvi nella fede che avete difeso con la parola e con l'esempio. Ringraziamo la Santissima Trinità per questo dono di grazia e affidiamo allo Spirito Santo la crescita umana e cristiana dei nostri bambini, dei ragazzi, dei giovani, delle famiglie, degli anziani e degli ammalati. Vi affidiamo tutti i fratelli che ci hanno preceduto nella corsa della fede e che ora dormono nel sonno della pace. Insieme con voi sono le stelle più belle che dal cielo vegliano su ciascuno di noi. Abbiamo bisogno della vostra assistenza e protezione perché la comunità che in San Cipriano e Vignale diventi casa e scuola di comunione. Regni sovrano Cristo nostro Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. Proteggi sempre la tua famiglia, Signore, che hai nutrito alla mensa del pane di vita nel ricordo gioioso di San Giuseppe, e custodisci in noi i doni del tuo amore di Padre, per Cristo nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle cari, auguri davvero di cuore, auguri alla nostra comunità di San Cipriano e di Vignale, auguri a tutte le nostre famiglie,
in cui celebriamo la paternità. Auguri davvero a tutti i membri della nostra confraternita, auguri a tutti coloro il cui pensiero oggi è andato a Giuseppe, alla sua storia e con lui a tutti i nostri cari. Vi do appuntamento a questa sera alle ore 21, quindi dopo la cena. Sarebbe bello se come famiglia ci riunissimo attorno al tablet, al televisore, al telefonino, all'iPhone, per sintonizzarci insieme dalle nostre case e celebrare questa mezz'oretta il rosario, la preghiera nel giorno di San Giuseppe per i bisogni della Chiesa, per i bisogni dell'Italia, per i bisogni del mondo. Alle ore 21 ci sarà la diretta. Ho piacere, ecco, di avervi tutti quanti sulle vostre poltrone, sui vostri divani, in compagnia, pregare ancora una volta il Signore per tutti i nostri bisogni, per tutte le nostre necessità. Poi ci diamo direttamente appuntamento a domenica mattina alle ore 11 per celebrare insieme la quarta domenica di Quaresima. Allora, uniti a Cristo, uniti tra di noi nella sua Chiesa, vogliamo impetrare ancora una volta la benedizione di Dio perché la nostra vita possa parlare di questa speranza contro ogni speranza. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Per intercessione di San Giuseppe e dei nostri santi patroni, vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace, rendiamo grazie a Dio. Vogliamo affidarci ancora una volta alla Madonna e diciamo: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vergine Immacolata, prega per noi.